Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 21 voti a favore, 11 contrari e 2 astensioni, la proposta di legge che introduce le nuove disposizioni per il rispetto dei valori limite per il materiale particolato PM10 e il biossido di azoto nelle aree della Toscana dove questi sono stati superati per un numero di giorni maggiore di quello consentito, un provvedimento che per il particolato interessa la Piana di Lucca, compresi diversi comuni della Val di Nievole in provincia di Pistoia. Il provvedimento riguarda la limitazione all'uso degli impianti di riscaldamento alimentati a biomasse vegetali, come i camini o le stufe non ad elevata efficienza, quando questi non costituiscano l'unica fonte di riscaldamento domestico. Tale limitazione è la conseguenza degli esiti degli studi effettuati dall'Università di Firenze, che hanno stabilito come la principale sorgente di inquinamento da PM10 in quelle aree sia proprio la combustione da biomassa. La presidente della Commissione Ambiente, Lucia De Robertis, ha poi spiegato nel dettaglio gli altri elementi introdotti, tra cui il fatto che i rimborsi per dotarsi di camini adeguati saranno operati dalla regione direttamente con i venditori, senza coinvolgere i cittadini. I punti principali sono una modifica alla legge 74 che imponeva già, tenendo conto dell'infrazione che abbiamo come Regione Toscana per l'emissione in area di PM10 oppure di biossido. Oggi siamo intervenuti soprattutto sulla parte che riguarda la Piana Lucchese e Val di Nievole, dove in quei territori ci saranno da parte dei sindaci, ci sono state da parte dei sindaci dei divieti di accensione di camini nelle abitazioni, nelle sole abitazioni dove il camino non è unico sostentamento dal punto di vista del riscaldamento, quindi quelle abitazioni sono escluse, verranno emesse delle ordinanze sindacali, quindi da parte dei sindaci, che vieteranno oppure limiteranno la possibilità di accensione per quei camini che sotto le 3 stelle, è così una classificazione che viene fatta normalmente, emettono in aria queste polveri che sono davvero dannose per la salute. Questo risultato viene dal progetto PATHOS tenuto dall'Università di Firenze. Da questo studio si evince una responsabilità di questo tipo di attività, quindi dell'accensione del camino, di oltre il 53%. L'altro 47% deriva dall'erosione della crosta terrestre, ma qui naturalmente la Regione Toscana non può farci nulla. C'è un problema di salute, quindi cosa ha deciso la Regione in collaborazione con il Ministero? Di intervenire in quei territori attraverso dei bandi che verranno fatti. I cittadini possono sostituire o ammodernare il camino con nessun costo, tenendo conto dell'ISEE, perché ci sarà uno sconto da parte dei fornitori, quindi non dovranno anticipare nessun soldo. Attraverso il lavoro che abbiamo fatto in commissione, siamo riusciti a cambiare, cioè non ci sarà un anticipo da parte del cittadino, ma ci sarà uno sconto da parte dei fornitori. Quindi non costerà niente a determinate categorie di cittadini cambiare il camino, lo potranno quindi continuare, una volta fatto il lavoro, continuare ad accendere, e questo significa intervenire sulla salute di quei cittadini. Davvero il rischio è molto alto e l'incidenza delle malattie è molto alta. Un provvedimento, quello oggi in discussione sulle PM10, che scarica i costi dei ritardi della Regione Toscana sui cittadini e sui sindaci delle comunità. È stato evidenziato in primo luogo da parte degli amministratori comunali auditi nelle commissioni che hanno lavorato prima del Consiglio regionale di oggi e sono stati evidenziati i limiti di questa normativa. I vigili urbani non sono in grado, non hanno la formazione adeguata, è difficile fargliela, sono un numero esiguo, specialmente nei comuni piccoli, e hanno anche probabilmente delle limitazioni giuridiche dal punto di vista dell'accesso agli immobili dei cittadini per svolgere i controlli che chiede la Regione Toscana. Allo stesso modo, gli studi che sono fa stati fatti quello che è le ragioni dell'inquinamento, in particolar modo penso alla provincia di Lucca, penso alla provincia di Pistoia, ma anche a Firenze, che sia da addebitarsi per la maggior parte ai camini, è questione largamente discutibile.
Tant'è vero che anche nei momenti in cui i camini non erano accesi perché abbiamo goduto di una temperatura molto alta, ebbene quelle centraline misuravano numeri che sforavano le limitazioni previste. E anche in questi giorni è notizia che proprio in Lucchesia, a seguito del fatto che un'azienda molto importante di cellulosa ha preso fuoco, ebbene quella situazione che è da parificarsi sostanzialmente a un grande abbruciamento di legna, non ha dato luogo a variazioni sulle centraline. Quindi in realtà, e molto probabilmente, bisognerebbe pensare a quello che è il problema infrastrutturale regionale, al problema della mobilità, dove anche qui la Regione Toscana è in forte ritardo, come è in forte ritardo, è stata in forte ritardo sui controlli in tutti questi anni riguardo alle PM10. Quindi oggi la Regione Toscana, probabilmente spinta dalle sentenze, dai provvedimenti che vengono dall'Unione Europea e che sono causa dei ritardi della stessa, ebbene va a far ricadere sulle spalle dei cittadini e sulle spalle degli amministratori pubblici costi e elementi organizzativi che probabilmente non saranno in grado di supportare. E lo fa nel momento di maggior crisi economica che fa seguito alla pandemia. Non potevamo ovviamente sostenere questo tipo di provvedimento, al di là che siamo assolutamente attenti ai temi della salute, e lo dimostra l'intervento importante che sta facendo il governo di centrodestra. Se la Regione Toscana avesse operato dal 2009 al 2023 quanto stamani ha dibattuto in aula sulle PM10, è probabile che nella piana di Lucca sarebbero venuti dal Trentino a respirare la nostra aria. Così non è. Fratelli d'Italia ha espresso un voto contrario su una legge che scarica sui comuni adempimenti che i comuni non sono in grado chiaramente di poter eseguire per le note carenze del personale, che sostanzialmente vanificano le misure fino ad oggi prese per contrastare il livello delle PM10. Siamo appunto a capo, grandissime disponibilità a ragionare con l'opposizione quando non si hanno risposte, e in altri casi l'abbiamo visto per il nome dell'ATC, l'assoluta incomunicabilità per tutto quello che invece fa sostanzialmente il gioco politico di questa maggioranza. C'è stato un miglioramento di un testo, un lavoro lungo, e noi siamo stati i primi come forza politica al Consiglio regionale a opporsi a un quadro normativo che imponeva, diciamo, lo spengimento dei caminetti, soprattutto nelle aree, diciamo, di Pistoia e di Lucca. E la nostra mozione, il nostro atto ha fatto interloquire l'assessore con il governo, abbiamo provato anche a livello comunitario di agire su una normativa. Il testo che arriva in fondo prende atto anche delle nostre richieste di modifica della dimensione sanzionatoria. È evidente che si va nella direzione di fare il massimo per la tutela di carattere ambientale e nello stesso tempo condividendo e convivendo con un quadro ovviamente infrastrutturale di molte famiglie, di abitazioni che devono fare interventi di adeguamento al loro interno, quindi serve anche un po' di prudenza. È evidente che adesso dalla bella stagione non ci saranno più un problema così tassativo, la questione poi ripartirà a settembre, nel frattempo abbiamo un quadro normativo adesso più certo che ci consente di agire, di non avere delle sanzioni, di spendere delle risorse per fare elementi di incentivazione per sostituire quei caminetti che non sono più a norma, e credo che questo possa essere un tempo debito per fare questi interventi. Valuteremo poi a settembre se siamo nelle condizioni di proseguire o rendere efficace la normativa o se chiedere eventuali ulteriori dilazioni. Poi è evidente che poi ci sarà un momento in cui la normativa diventerà efficace. Presentato a Palazzo del Pegaso il nuovo bando del Consiglio regionale La Via del Futuro, per promuovere e sostenere progetti volti alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, all'accesso alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio storico. Il Consiglio mette a disposizione dei comuni toscani 1.050.000 euro derivanti dall'avanzo d'amministrazione, alla mobilità sostenibile, ovvero all'acquisto di veicoli elettrici e alla posa in opera di colonnine per la loro ricarica, sono destinati 550.000 euro, 200.000 euro all'organizzazione di iniziative volte a promuovere la lettura e 300.000 euro all'inclusione scolastica, attraverso l'acquisto di arredi per studenti diversamente abili.
I comuni potranno presentare fino al 17 aprile una sola domanda relativa ad uno dei tre ambiti, per un contributo massimo di 15.000 euro per ogni progetto. Innanzitutto permettetemi di ringraziare tutto l'Ufficio di Presidenza, tutta l'Assemblea Legislativa, perché queste risorse che derivano dall'avanzo d'amministrazione, e lo spiego, lo dico alle cittadine e ai cittadini toscani, risorse e costi della politica che noi siamo riusciti a ridurre e che mettiamo a disposizione attraverso le amministrazioni comunali delle cittadine e dei cittadini della Toscana. Circa 1 milione di euro per un progetto che chiamiamo la Via del Futuro, via come verde e il sostegno alla mobilità sostenibile, inclusiva, così mettendo a disposizione risorse per arredo urbano, arredo scolastico per studenti con disabilità. È aperta, aperta come le pagine di un libro, e quindi risorse che mettiamo a disposizione per la promozione della lettura. Insomma, la Via del Futuro è una strada da costruire insieme a tutti i comuni della nostra regione. Anche quest'anno siamo riusciti a risparmiare sui costi della macchina del Consiglio regionale e insieme tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza, e per questo voglio ringraziare il Presidente Matteo, siamo riusciti a elaborare una proposta che potesse parlare anche alla Toscana del futuro. Questa Toscana che possa veramente essere una terra di prospettiva per lo sviluppo sostenibile, per la cultura, per il turismo, la via della Toscana e del futuro. Sono particolarmente contento che vi sia ancora attenzione ai ragazzi diversamente abili quest'anno per il mondo della scuola, per gli arredi. Abbiamo ciascuno di noi dato, ecco, collegialmente un contributo importante per far sì, ecco, che vi possa essere un'attenzione verso la Toscana del domani partendo dai giovani. La nostra attenzione continua a essere viva per le amministrazioni comunali. Ciascuna di esse potrà partecipare per un progetto fino, ecco, a un massimo di 15.000 euro di contributo per quel progetto. Aiuti concreti, grazie ai risparmi della politica, e una bella pagina che si rinnova anche quest'anno grazie appunto alla legge regionale numero 1 per realizzare le finalità statutarie del Consiglio regionale. Bando importante che dimostra quanto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sia aperto a elementi di innovazione, parla al futuro, parla ai giovani, parla all'inclusività, parla a una Toscana verde, a una Toscana che vuole essere innovativa. Lì sta la tematica del rispetto dell'ambiente, con l'innovazione per quanto riguarda i veicoli elettrici, le opportunità per i comuni, per quanto riguarda anche le scuole, l'inclusività, la possibilità di fare degli arredi ovviamente per i ragazzi disabili, ma non solo, incentivi anche alla lettura, quindi una risposta culturale, una risposta di inclusività, una risposta di opportunità, una risposta di futuro, quindi un Consiglio regionale che dimostra, che mette da parte, diciamo, le bandiere dei singoli partiti e che in maniera unanime riesce a dare delle risposte di innovazione a sostegno di interventi che fanno della Toscana una regione sempre più moderna, innovativa e sempre più una regione d'Europa. Sì, io credo che sia un intervento che l'Ufficio di Presidenza ha inteso intraprendere proprio per connotare ancora di più le proprie finalità istituzionali nel senso della sostenibilità, quindi un bando rivolto alle amministrazioni locali per favorire quelli che poi sono gli obiettivi di Agenda 2030, quindi la sostenibilità che si declina con una sostenibilità ambientale e quindi la mobilità dolce, ma anche una sostenibilità di carattere sociale, quindi l'inclusione scolastica, lo stimolo alla lettura, sono obiettivi alti sui quali il Consiglio regionale intende esattamente connotare ancora di più quelle che sono le proprie vocazioni statutarie. Quindi da un lato, diciamo, un bilancio che ci consente in perfetta salute di poter erogare risorse comuni, dall'altro un grande patto con le amministrazioni locali per sviluppare una società ancora più improntata appunto ai temi della sostenibilità, come ci insegna l'Europa, ma come ci insegna anche il nostro Papa nella Laudato Si, dove declina il termine di sostenibilità esattamente con questo filo rosso che tiene insieme gli aspetti ambientali con quelli sociali e con quelli economici. Io credo che sia l'unica strada percorribile per un progresso che ci consegna una stagione di crescita per il futuro prossimo.
Come Presidente della Commissione Cultura sono molto contenta che l'Ufficio di Presidenza abbia stabilito questa misura di finanziamento attraverso i bandi su progetti dedicati alla lettura. Gli Stati Generali della Cultura, che il Consiglio insieme alla Giunta sta portando avanti, hanno individuato in una proposta di legge a mia firma, ma poi trasversalmente accolta da tutti i colleghi della Commissione Cultura, una proposta di legge al Parlamento sulla lettura nelle scuole, una piccola rivoluzione che ci consente, se il Parlamento vorrà approvarla, di introdurre ogni giorno nel diario scolastico, nell'orario scolastico, uno spazio di libertà per la lettura libera di ragazzi, ragazze e insegnanti. È una cosa piccola che però vorrebbe trasmettere il senso di una buona abitudine che i ragazzi possano cominciare ad avere di nuovo. Nasce da una buona notizia: dopo il Covid il pubblico dei lettori giovani è aumentato e il numero di libri letti annualmente è aumentato nella fascia di età più giovane, quindi questo ci ha fatto pensare che con un po' di tempo a disposizione, una buona abitudine, i giovani possono ricominciare a frequentare i libri su carta. La legge farà il suo corso, ma tutto questo si inserisce in un quadro di iniziative che, grazie all'Ufficio di Presidenza e all'avanzo del Consiglio, saranno possibili sui territori per cominciare a diffondere buone pratiche in parte già esistenti sulla lettura a scuola. Un aiuto agli insegnanti e un segnale di quel rapporto stretto tra cultura e offerta formativa nelle scuole che i cittadini ci chiedono e ci hanno chiesto anche nei sondaggi che abbiamo fatto negli Stati Generali. Presentata in Consiglio regionale, la manifestazione dal titolo «Questa non è una regata», che si svolgerà all'Elba dall'8 al 10 aprile. Sarà una 3 giorni all'insegna della sostenibilità ambientale, l'iniziativa organizzata dall'Associazione Riduci l'Impronta, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, per incrementare una sensibilità nel territorio e sviluppare un'attenzione alle tematiche ambientali e al recupero delle plastiche. Alla fine della conferenza stampa, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato una riproduzione del Pegaso al gruppo Elba, organizzatore della manifestazione, per il lavoro che svolge, consentendo a centinaia di ragazzi diversamente abili di vivere appieno un periodo di vacanza. È davvero bello oggi poter essere qui in Consiglio regionale, è anche un modo per ringraziare il gruppo Elba per quello che fa ogni giorno. È un po' la nostra idea di Toscana, il rispetto dell'ambiente, il sostegno a chi soffre di più, a chi ha bisogno di avere le istituzioni vicine. Questa iniziativa che avverrà intorno al weekend di Pasqua è un modo anche per raccogliere risorse per sostenere iniziative a sostegno dei diversamente abili. È un progetto che va avanti da tempo, è un progetto molto bello, è un progetto che ci vede tutti vicini. David Sassoli diceva: la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno. Ecco, penso che questa iniziativa vada esattamente in questa direzione e oggi essere qui e presentarla in Consiglio regionale del senso della strada da percorrere. Per quanto riguarda la sostenibilità, noi con la nostra passione di velisti avendo sempre avuto la direzione dell'Isola d'Elba come meta, abbiamo sempre trovato, sempre più spesso, dello sporco sia in mare che sulle spiagge. Quindi è nata la volontà di fare qualcosa per il territorio. E arrivando appunto all'Isola d'Elba, e ringrazio perché ci ha ospitato da sempre, siamo venuti a conoscenza della struttura dei Sassi Turchini, a cui fa capo il gruppo Elba, che è una struttura ricettiva per la congiunzione di persone, quindi appunto la sensibilizzazione è anche verso questa struttura. Si parte davanti di Punta Ala, a seconda della meteorologia o ci indirizzeremo verso subito il Golfo di Porto Azzurro oppure verso l'isola di Cerboli o Palmaiola, per poi comunque fare capo al Golfo di Porto Azzurro, quindi Marina di Porto Azzurro e quant'altro. Verrà dato un punteggio che verrà assegnato in base all'arrivo
quindi chi arriva prima o chi arriva dopo, ma anche e soprattutto alla raccolta dei rifiuti del giorno dopo, che si svolgerà sulla una delle spiagge dell'isola del Bar, o la spiaggia di Reale o quella di Barbarossa. Però il punteggio verrà aumentato in base anche alla raccolta, sempre meteo permettendo, dei rifiuti trovati in mare. Quindi aumenterà il punteggio a seconda del rifiuto ripescato. E quindi poi verrà tutto convogliato al Comune di Porto Azzurro, che poi a seconda del tipo di rifiuto verrà smaltito insomma, nella maniera più appropriata. Questa è un'iniziativa che si collega, che va al di fuori del periodo estivo, un'iniziativa che cerca anche di sviluppare un interesse ambientale importante con riferimento appunto al tema dei rifiuti, in particolare in mare e delle plastiche, e sicuramente sono iniziative che noi speriamo trovino successo anche per uscire da quello che è soltanto l'ambito estivo. E quindi innanzitutto un ringraziamento a chi ha reso possibile questa iniziativa, a tutti i ragazzi del gruppo Elba, e credo che debbano essere sostenuti perché veramente sono iniziative che poi all'interno di un'isola combinare anche il tema ambientale, dei rifiuti, delle plastiche in mare, insomma, trova una sinergia veramente importante. L'iniziativa, appunto, insomma, il comitato Riduci l'impronta, alla fine nasce spontaneamente da un gruppo di persone, di amici con la passione della vela, e coinvolge il gruppo Elba da subito, perché il gruppo Elba con la sua struttura di Sassi Turchini diventerà poi un pochino il fulcro a terra di questa iniziativa. Il gruppo Elba dai primi anni 90 è sull'isola d'Elba e quindi ormai ha un legame con il territorio più che consolidato. Riduci l'impronta va nel senso della sostenibilità ambientale, e noi anche nella nostra struttura di Sassi Turchini, che è una struttura che ospita sia l'associazione Gruppo Elba ma ospita anche tantissime altre realtà del territorio toscano e non soltanto, del sociale, quindi persone con disabilità e tanti altri gruppi, sarà un pochino appunto il fulcro a terra in cui si faranno tutte le iniziative collaterali alla raccolta.